Ciao amici di Vacanzalandia, mi hanno dato da testare due prodotti Thetford. Uno è l'acqua chem normale, versione liquida, e l'altro è l'acqua chem versione concentrata. Io, per poter capire se questi prodotti si comportano nella stessa identica maniera nei nostri serbatoi del WC, ho fatto una prova dove li ho potuti mettere a confronto. In poche parole, ho preso due contenitori di acqua, li ho riempiti con acqua da 1,5 litri e ho calcolato la giusta percentuale di liquido normale o concentrato, affinché potesse trattare quest'acqua esattamente con la stessa concentrazione che avviene nei nostri serbatoi del WC. Quindi, per esempio, l'acqua chem normale dice che... dov'è? Allora... 150 ml ogni 20 litri di capacità in condizioni normali. E il concentrato indica invece 60 ml di liquido concentrato in condizioni normali. Se si superano i 30 gradi bisogna aumentare un po' questo prodotto, come nella stessa proporzione bisogna aumentarlo per questo. Io cosa ho fatto? Io ho calcolato e ho fatto la dose per poter, a posto di trattare 20 litri d'acqua, trattare 1,5 litri. E vi assicuro che quando ho visto quanto poco liquido concentrato serve per poter trattare questo litro, ho detto, ma chissà che risultato porterà. Stessa cosa anche questo, perché alla fine io mi sono preso un foglio per potermi aiutare sui numeri. Poche parole, per 1,5 litri d'acqua liquido concentrato ne ho messi 4,5 ml ed è una dose microscopica, e invece per quanto riguarda 1,5 litri di acqua con l'acqua chem normale ne ho messi 11,5 ml, quasi per 3. Dopo aver messo il liquido dentro ho notato una piccola differenza tra i due. L'acqua chem liquido si miscela quasi immediatamente con l'acqua e diventa azzurra in maniera, diciamo, normale. Appena si mette, l'acqua diventa azzurra. I concentrati invece, le gocce sono molto dense e si depositano sul fondo. Però ho visto che muovendo un attimino l'acqua, tipo simulando un'agitazione che potrebbe essere quando uno gira con il camper, si miscela anche quello in maniera normalissima. Quindi è molto denso, molto più denso di questo, e quindi per quanto riguarda il primo miscelamento conviene aiutarlo, diciamo, muovendo un po' la cassetta se uno rimane fermo in piazzola. Lo inserisce e poi muove un po' la cassetta. Dopodiché ha detto che cosa uso di organico per poter vedere se disgrega effettivamente in maniera uguale tutti i due prodotti, e nello stesso tempo capire se anche a livello di odore il risultato finale è un risultato positivo. Ho usato uovo fresco, un uovo per ciascun contenitore, uovo fresco rotto messo dentro, in modo che so benissimo che l'uovo quando si deteriora fa un odore inconfondibile. E allora questo fa sì che mettendo lo stesso ingrediente in questi due contenitori, alla fine io mi aspetto un risultato di odore simile, buono o cattivo, non lo so, devo ancora aprirli. Dopodiché li ho messi a una temperatura di 35 gradi per 5 giorni, perché tutti questi due prodotti indicano che sono efficaci per la durata di 5 giorni. Quindi una volta li ho messi temperatura 35 gradi per 5 giorni per simulare proprio una temperatura molto calda, che è quello che può mettere in crisi di più l'azione disgregante, e dopo 5 giorni
Sono qua sul tavolo, potete vedere che il colore azzurro è scomparso perché per rendere ancora più difficile ho miscelato con un bacchettino, ho miscelato poi le uova, rompendole, diciamo, in modo che potessero distribuirsi un po' dappertutto. E ha cambiato un po' colore, questo qua che è l'acqua chem è normale, è leggermente più scuro rispetto a questo, però vabbè. A parte quello, io adesso faccio la prova naso. Prova naso. Parto con l'acqua chem normale. L'odore è di acqua chem normale come il primo giorno che l'ho inserito. Sentiamo questo qua che è concentrato. Devo dire che l'odore è come l'acqua chem normale. Quindi dopo 5 giorni che questo uovo fresco è rimasto macerare dentro l'acqua a 35 gradi, devo dire che il risultato è che l'odore è di acqua chem normale. Quindi presuppongo, visto che l'odore è lo stesso, che i due prodotti in condizioni di utilizzo normale si comportino allo stesso identico modo. Quindi acqua chem liquido o acqua chem concentrato, usato nelle dosi giuste indicate sull'etichetta, si comportano nello stesso identico modo. Il vantaggio è, a questo punto il vantaggio è che a posto di portarsi dietro una bottiglia da 2 litri, ci si porta dietro questa qua da 780 ml, più compatta, può stare un po' dappertutto, e avere trattare lo stesso numero di serbatoi WC di questo qua grande, quindi un risparmio di spazio, di compattezza con le stesse identiche prestazioni dei due prodotti. Quindi a voi la scelta se prendere il voluminoso normale o il compatto concentrato, naturalmente disponibile anche in versione con la profumazione lavanda, l'ultimo tipo che è appena nato. E potete avere acqua chem con le stesse prestazioni in tutte e due le versioni. Tutti i dettagli li potete trovare leggendo il testo della prova completa. Ciao a tutti e buone vacanze Landia!